mai vista così piccola. Dovevo venire qui al Rockefeller Center per vederne una così stretta. Ups, non me ne cascavo. Guardate quanto è stretta. That's incredible. Che storia, I can't believe, dicevano quelli, non ci posso credere, sono i pass. E da qui si esce fuori praticamente, a meno che non vuoi scendere e ti rifai il giro al contrario, così. Cerco di essere più stabilizzato possibile. Perché prima vi ho fatto vedere solo il livello di sopra, ma sotto anche ci sta un mondo, ci sta. Today is a big day. Eccola là, strettissima. E c'è anche un barbiere, incredibile. Qui c'è il cesso, il bancomat, le file per mangiare dolci economici, si fa per dire, la piantina in caso ci si perde, si occupa del posto per mangiare. Insomma, ci sta un sacco di roba qua. Che ci sta un sacco di roba. Lì è roba di lusso. Non voglio immaginare quanto costi mangiare nel Sea Grill. Non so se si vede. Sea Grill. E comunque devo aspettare un paio d'ore, quindi adesso esco, vado a mangiare qualcosa e poi rientro, perché qui dentro non mi ispira niente, neanche, anzi soprattutto lo Starbucks, o cucina ecco di italiani e company. No, no, andiamo da qualche chiosco dello Zozzone che sta qua fuori, che è meglio. Però guardate che ambiente. Ve lo fanno pagare tutto questo, però ci sta. Qui ci sta tutto. Anzi, for curiosity, vediamo quanto costano le cose nostre. Insomma, pensavo peggio. Ma poi con le tasse magari ci diventa uguale. Eh già. Tanta roba, è un mondo per pochi questo, ve lo dico sempre, questo è l'angolo pizza. Qui ci sono le scale e ricomincia lo shopping. La Repubblica delle Banane l'ho lasciata. E così via. Beh, mo non vi faccio vedere tutto perché sennò che cavolo. Non ci venite a New York e ne vale la pena. Mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!